Ciao a tutti, io sono Aurora e tu sei? Ludovica! Ragazzi, siamo ancora qui in Calabria e oggi vi vogliamo far vedere la nostra daily routine. Eh sì ragazze, ci siamo appena svegliate e quindi adesso andremo a fare colazione. Ragazzi, qua è la casa dei nonni e quella casa, è qua la casa degli animatori. Sì, questa è la casa degli animatori, qui ci siamo noi e di qui ci sono i nostri nonni. E dove fate voi colazione solitamente? Al bar. Al bar, sì. Quindi io direi di andare. Andiamo a fare colazione. Andiamo. Questo è il bar in cui facciamo colazione. Guardate, che carino. E lì ci sono Auri e Ludo che fanno colazione. Ragazzi, è arrivata la crepe? Che buona! Ludo, tu non l'hai presa la crepe? Non la voglio. Uguale! Uguale! Eppure la cannuccia! No, no, la cannuccia non è uguale. Scusate ragazze, però non si può far colazione con la granita, dai! Ha detto, ci prendiamo qualcosa a bar? Non c'è niente a bar, non lo so! Come non c'è niente? Sei tu che non ho ordinato niente. Lei mi ha detto la granita e la volevo. Mi ha fatto voglia della granita. Ti ha fatto venire voglia della granita? Non ho mai visto una colazione fatta di crepe e granita. Voi l'avete mai vista? No. Scriveteci nei commenti voi con cosa fate colazione in vacanza. Allora andiamo a salutare Chiara nel parco. Chi c'è nel parco? Chiara. Ah, le vostre amiche? Sì, andiamo, dai. Adesso andiamo a salutarle, finiamo di fare colazione e andiamo un po' a giocare con loro. Ragazzi, ci stiamo avvicinando a mare e ci stiamo accorgendo che c'è un po' di vento. Quindi adesso vediamo un po' come la situazione. Quindi adesso vedremo se siamo a mare o se andiamo su in piazzetta a giocare. Allora, ma tranquilla, io ho i braccioli, galleggio, posso fare il bagno. Vai Ludo. Ciao. Ciao Greluccia. Abbiamo trovato Greta qui in spiaggia e abbiamo deciso di salire su in piazzetta a ballare un po', a divertirci un po' con l'animazione. Sì, ce la siamo rubata dal mare. Sì, l'abbiamo rapita e adesso ce la portiamo con noi a Greluccia. È arrivata anche Marta, un'altra nostra amichetta che abbiamo conosciuto qui in vacanza. E adesso andremo tutti insieme a divertirci un po' in piazzetta. A ballare, a colorare, a cantare. Andiamo, dai, su, che andiamo, qui tira troppo vento. Questa è la casetta di Greta, guardate che carina. Allora, siamo pronti per iniziare? Perché un po' di tempo fa una tartaruga grandissima dal mare è salita su fino a questo spazio qui e ha deposto le sue uova. Se siamo fortunate riusciamo a vedere questo spettacolo della natura. Vedi, la protezione civile ha recintato tutto questo spazio per proteggere le tartarughe in modo che quando si schiudono vanno a mare tranquille. Guarda che bel percorso ha fatto per le tartarughe. Guarda. Mamma, ma se noi non facciamo rumore,
Loro escono. Si schiuderanno all'improvviso. E quindi poi, da qui, le tartarughine piccole piccole appena nate percorrono tutto questo tragitto e vanno a mare. Ma non si vedono le tartarughe alle uova? E non si vedono perché stanno sotto la sabbia. Però a giorni dovrebbero schiudersi, uscire e fare tutto questo percorso qui fino al mare. Andiamo a vedere, vieni, andiamo a vedere, percorriamo tutto il percorso che faranno le tartarughe. Da qui le uova si schiuderanno, percorreranno tutta questa strada. Speriamo di riuscirla a riprendere, così ve lo facciamo vedere, ma è un po' difficile. Guarda, percorreranno tutta questa stradina fino al mare. Guarda. E poi andranno qui in acqua. Capito, Ludo? Guarda che bel percorso. Intanto qui si è fatta sera. Noi stiamo cenando, vero Auri? Sì. Cosa state mangiando? Pennetta al sugo. Esatto. Che buono. A me poco sugo perché non mi piace. A Ludo dovete sapere che piace poco poco sugo, guardate. Invece ad Auri no, ad Auri piace tanto sughetto. Dai, su su, mangiate velocemente. Poi a fare la doccia, vestirsi e scendere. Vediamo che ore sono. Che ore sono? Fammi vedere l'orario. 8:30. Ludovica invece ce li ha ancora. Me le sciolgo a Verona. Ha deciso di togliersele a Verona, Lulu. Tra pochi giorni ritorneremo a Napoli. Ma non ci scoraggiamo, ragazzi. Ok, piangerò molto quando me ne andrò da qua, ma... Ritorneremo dalle nostre cuginette. Ragazzi, allora, io voglio andare a Verona perché voglio festeggiare il mio compleanno a Catania. Sì, poi a settembre seguiteci perché festeggeremo il compleanno di Lulu a Gardaland. Dormiremo nell'albergo di Gardaland. Di Peppa. Ludovica sceglierà la stanza che preferisce perché ci sono diverse stanze a tema. Di Peppa. Di Peppa, di ghiaccio. Di Presevero, di ghiaccio. Ci sono tantissime tipologie di stanze lì. Mamma. Poi organizzeremo un mega festone per la nostra Lulu perché il 26 settembre è il suo compleanno. E faremo una mega festa. Mamma. E tu mi compreranno un telefono. Sì, Ludovica ha scelto che per il suo compleanno vorrà un telefono. Tanti regali, non solo il telefono. Tanti regali vuoi? Sì, ma primo fra tutti lei vuole un telefono, ovviamente senza scheda perché lei è piccolina, ma un telefono dove lei può scaricare tutti i suoi giochini, le sue app, le sue foto e tutto quello che lei desidera, vero? Un telefono personale. Chiamo le mie amiche. Chiami pure le tue amiche? Così non vorrà più il mio telefono. Ecco, così allora sarà libera. E ragazzi, ma mamma, ci manca una cosa a questa pasta. Cosa? Il formaggio. Vuoi un po' di formaggio? Sì. Io no. A pranzo, ragazzi, abbiamo invece mangiato un panino sulla spiaggia con le nostre amiche, vero? Gaia e Marta. Gaia o Greta? Ora io adoro il parmigiano reggiano. Dai, aspetta. Fammi odorare. Mettiamo. Non iniziare a combinare qua. Aspetta, lo voglio anche un po' sulla forchetta, perché a me piace il formaggio. Mettiamo un po' sulla forchetta. A voi piace il formaggio, ragazzi? Scrivetecelo nei commenti. 3, 2, 1. Come sono questi maccheroni, Lulu? No. Buoni? Voto 9. 9? Ok, basta formaggio. Sono dai, altro. Su, muovetevi! Che tra un po' iniziano i balli, i giochi. Su, buono. Su. Non hai colori. No. Mascherina e scendiamo. Ok. Oh, vai! Prendi il telefono. Vai Ludo, andate a divertirvi. Ciao. E ci vediamo vicino.
mi metto 3-0. Ludo stava cadendo. Vai che io so del sud. Lì c'è l'animazione. Vai! Esattamente le ore, vediamo. Non lo so, beh, si è spento il telefono. Vediamo che ore sono. Le due. Le due. Noi, come ogni sera, siamo venuti al bar a prendere il cornetto. Mm-hmm. Andiamo. Andiamo. Ovviamente c'è anche Gretuccia con noi perché sì, è sempre con noi. Ragazze, questo è il mio caffè, ragazzi. Ma possibile che voi alle due di notte mangiate brioche? Con il caffè e latte? No, mamma, con il caffè, scusate. Tu addirittura il caffè prendi a quest'ora? In realtà, ragazzi, non è caffè, tranquilli, è solamente schiuma. A Ludo è solo schiuma, a voi invece è cappuccino. Sì. A me è latte. È a Greta il latte, ma che cornettoni giganti che abbiamo qui. Mamma mia. Questo è il mio vuoto. Fammi vedere, Ludo, che ore sono? Andiamo con lo zucchero dentro. Vediamo. Le due e voi state ancora mangiando i cornetti. Ma sì, siete pazze? Sì. Guardate. E a dormire a che ora andiamo? Che stai facendo tu? E a dormire andiamo. Ma cosa fai tu? E a dormire andiamo. A dormire andiamo. Oh, come sei bella. No, ci vuole altro zucchero. Proprio... Ora. No, voglio vedere qualche altro Oddio, effetto. Ma che vedere. Vediamo, vediamo. Qualche altro effetto, Ludo. Oh. Pure questo. Chi è questo? Una patata sei? Sei diventata una patata. Oh. Fighi. Come sei fashion? Madonna, che orecchie che hai! Oddio, ma cosa sono, Ludo? Poi vediamo. Poi. Madonna, che orecchie che hai, Lulu. Oh, come sei bella qui. Mamma mia! La papagola. Venite, ragazzi! Mamma, vieni! Vediamo. Buonissimo. Oh. Fammi vedere. Madonna, ma che brutta sei, Ludo. Cambiamo in fretta. Eccoci tornati a casa, abbiamo messo il pigiama e la giornata è finita. Sì, sì. Vi abbiamo fatto vedere quello che facevamo noi in un'intera giornata. Sì. Il bar, la colazione, in piaggia. Tutto quello che facciamo. A dormire adesso. E sapete che ore sono, ragazzi? Le due. Magari le due. Adesso vi facciamo vedere che ore sono. Ok, vediamo. Papi, portaci un telefono. Arrivo.
Ragazzi, dovete sapere che noi in vacanza ogni sera andiamo a dormire alle 3 o alle 4 di notte. Vediamo che ore sono. Schiaccia. Le 4 meno 10. Questi sono gli orari nostri della vacanza. Tutto sballato. Tra un po' però inizia la scuola, quindi dobbiamo regolarizzare gli orari. E vabbè ragazzi, il video finisce qui. Noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni in su. Fatelo, eh. Ciao, ciao. Sono le 4 di notte.